ciao da luci oggi come avete visto in anteprima andremo a fare questo bellissimo cappellino che ho voluto eh, realizzare in coordinato con uno scaldacollo che avevo fatto l'anno scorso eh, tutto a punti puff molto bello era un infinity vi lascerò qua su eh, nella i eh, il link anche dello scaldacollo così per chi volesse fare il coordinato Può tranquillamente eh, arrivare subito al link per questo progetto. Io ovviamente, vedete, quando ho già iniziato un pezzettino, ma adesso lo ricominceremo insieme e poi procederemo. Ho usato questo bellissimo filato, quindi ho un altro gomitolo. Della Ice Yarns si chiama Gonca, è un 100% acrilico. 100 grammi sono 300 metri. Eh, consigliati i ferri uncinetto numero 4, infatti, io sto usando un numero 4. Benissimo, direi che possiamo partire. Per iniziare, allora ho fatto il cappietto. Scusate, metto giù il gomitolo, se no mi dà fastidio. Fatto il cappietto, vado a realizzare. 15 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Catenelle. Dopodiché entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. E procedo per tutto questo giro facendo una maglia bassa su ogni catenella sottostante. Allora, aspettate, ci ritroveremo così con 14 maglie basse. Dopodiché facciamo una catenella, voltiamo il lavoro ed ora andiamo a lavorare tutte le nostre maglie in costa retro in questo modo. Allora, non dimenticate di lavorare la prima, quindi ovviamente la prima catenella sarà quella fatta per alzarci, nella seconda andiamo a fare la nostra prima maglia bassa. Non dimenticate mai di lavorare quella. Comunque, per essere sicure, nel primo giro vi consiglio... Per vedere se state lavorando bene di contare, dovete ritrovarvi con 12, eh, scusate, 14 eh, maglie basse lavorate in costa. Vedete, prendiamo la eh, maglia in questo modo. Quindi non da davanti, ma da sopra così prendendo solo la costa più esterna. Ecco. Qui. Allora, non fermatevi qui, contate sempre il primo giro perché la prima risulterà leggermente nascosta. Allora io vediamo se riesco a prenderla. Eccola qua. In questo modo se andiamo a contarle sono 15 scusate continuo a dire 15 ma è 14 di nuovo voltiamo facendo una catenella e di nuovo lavoriamo nella prima eccola qua sempre tutte così quindi andremo a fare tanti giri quanti eh, richiesti per la circonferenza della testa che poi dovrà indossare il nostro cappello. Come vedete io sono già arrivata ad avere una bella strisciolina, ora vi do le misure della mia striscia. La mia striscia misura 44 cm x 8 di altezza. Vedete, eh, questa lavorazione rende la nostra eh, banda molto elastica, quindi abbiamo fatto la fascia elastica. Ora ehm, procediamo in questo modo. Allora, giriamo il lavoro così perché dobbiamo andare a chiudere la nostra ehm, banda elastica, quindi il bordo del nostro cappello. Facciamo in questo modo. una catenella così ci alziamo e dobbiamo andare a chiudere con una maglia bassissima ogni maglia che ci ritroviamo da questo lato quindi chiuderemo la prima la seconda non in costa prendete pure tutta la maglia in questo modo, quindi la seconda, la terza, infilate prima davanti e poi dietro, così siete sicure di prenderle tutte e due. La quarta e così via fino a chiuderle tutte. Arrivati a questo punto, potete decidere se tenerla dritto oppure a rovescio perché tanto eh, risulta poco più spessa questa cucitura fatta così risulta poco più spessa già della costina io mh, preferisco tenerla sul retro quindi rivolto la mia eh, il mio cappellino il mio bordo del cappellino e mi ritrovo in questo senso a questo punto facciamo 2 catenelle e andremo a lavorare solo dove eh, c'è la costina ci ritroviamo la costina che rientra quindi qui allora per non avere buchi io non entro proprio nel primo punto vado uno sotto ehm, faccio sempre così quando lavoro sul bordo proprio per evitare che si creino buchi quindi carico il filo il primo lo vado a lavorare per l'appunto qui e rientro carico ricarico rientro prendo il filo carico carico rientro esco quindi questo lo faccio quattro volte e faccio eh, una catenella di sicurezza rivediamolo allora carico il filo entro Catturo, mi alzo tirandolo un pochino alto, ricarico, rientro, catturo, rialzo, carico, rientro, catturo, rialzo e lo faccio per la quarta volta. Dopodiché esco da tutti e chiudo con una catenella di sicurezza. Rifacciamolo di nuovo, carico il filo, entro, sollevo. Carico, entro, sollevo, carico, entro, sollevo, carico, entro, sollevo, carico, esco da tutto, catenella di sicurezza. Facciamo questo per tutto il nostro primo giro. Giunti al termine di questo primo giro, questo è quello che avremo, guardate, molto carino e soprattutto sofficissimo. Andiamo a eh, chiudere proprio qua nella terza catenella di inizio, in questo modo. Così. Dopodiché ci alziamo con 1 2 3 catenelle, carichiamo ed entriamo nello stesso foro andando a fare di nuovo, in questo caso 3 ehm, entrando tre volte perché il primo eh, punto è sostituito dalla catenella e quindi andiamo a fare mi sono scivolati tutti, aspettate. Allora, uno, due, tre. Esco da tutti, sigillo con la catenella. Dopodiché andrò a lavorare i miei punti puff all'interno dei fori sottostanti, quindi tra un punto puff e l'altro, in questo modo. Ecco qui lavoreremo tutto così per un 6-7 giri quindi ogni volta chiuderete il giro fissandovi sull'ultimo punto, sull'ultima catenella delle 3 catenelle di inizio vi alzerete con 3 catenelle come fatto finora punto puff subito sopra la chiusura e andrete avanti per tutto il giro quindi questo lo faremo per 6-7 giri Fatti i miei sei giri, il lavoro si presenterà così, vedete? Eh, bello puffoso, con un bel bordo che poi ovviamente potrete anche rivoltare, ma dopo vi farò vedere che cosa faremo sul bordo. Quindi da questo in giro iniziamo con le diminuzioni e faremo in questo modo. allora le solite 3 catenelle per iniziare carichiamo entriamo sempre nello stesso foro dal quale abbiamo siamo alza, ci siamo alzati con le catenelle scusate l'impaperamento e facciamo il nostro eh, punto puff quindi chiudiamo con la catenella ne facciamo un altro ovviamente nel foro successivo 3, 4 catenella di nuovo 1 2 3 4 catenella siamo a 3 1 2 3 4 chiudiamo vediamo abbiamo fatto 1 2 3 4 andiamo a fare il quinto 1 2 3 4, senza chiudere, entriamo nel foro successivo, quindi 1, 2, 3 e 4. Passiamo attraverso tutti i nostri fili, chiudiamo con la catenella, abbiamo fatto la prima diminuzione, vedete? Quindi ora andremo a fare di nuovo 4 punti, puff completi, quindi 1, 2 3 scusate quattro. ed il quinto sarà quindi 4 di qui, carichiamo, andiamo nell'altro foro 1 2 3 e 4. Passiamo attraverso tutti, chiudiamo con la catenella. Quindi facciamo 4 punti puff completi, il quinto sul quinto, facciamo la diminuzione quindi. Quinto, sesto verranno chiusi insieme per rapportare la diminuzione. Fate questo per tutto questo giro. Ecco cosa avremo al termine di questo giro. Vedete qua ci sono delle diminuzioni e quindi il nostro cappellino, vedete, inizia a eh, stringere. Ora andremo a fare non più la diminuzione sulla quinta maglia ma sulla quarta qui. Semplicemente, allora, ripartiamo normalmente facendo le 3 catenelle e il nostro eh, punto eh, puff in questo modo. Catenella, scusate perché lavorando poi il lavoro diventa grosso. Allora, il secondo, il terzo. Ed ora siamo arrivati al quarto, quindi facciamo come eh, prima. Quindi 2 3 4 Passiamo nel foro successivo, 1 2 3 4 Chiudiamo tutto, fermiamo con una catenella. Quindi procediamo così per tutto questo giro, quindi ne lavoriamo 3 completi sul quarto facciamo la diminuzione. Ecco qui, allora se avete fatto le diminuzioni giuste vi troverete sempre la diminuzione del giro appena fatto proprio in prossimità, quindi prima della diminuzione fatta nel giro precedente. Ora procediamo in questo modo, quindi eh, questo giro sarà di ulteriori diminuzioni, quindi non faremo più la diminuzione sulla quarta maglia ma la faremo sulla terza, nel giro successivo la faremo sulla seconda a diminuire su tutte le maglie ma quando arriviamo lì lo facciamo insieme arrivati a questo punto quindi abbiamo fatto un punto puff e una diminuzione punto puff e diminuzione arrivati a questo punto non facciamo altro che quindi ci cioè, alziamo scusate sono un po troppo vicino. Aspettate un attimo. ecco qui ho alzato un attimino l'inquadratura quindi siamo al primo punto facciamo i il punto puff non chiuso entriamo nel successivo e facciamo il punto puff non chiuso chiudiamo tutti insieme catenella quindi nel successivo di nuovo punto puff non chiuso prossimo foro punto puff Tutto insieme catenella. Passiamo a quello successivo. quindi Punto puff non chiuso. Prossimo foro. Punto puff. Chiudiamo tutti insieme. Quindi proseguiamo così per tutto il giro. Giunti quindi alla fine, vedete che abbiamo un forellino piccolo. Facciamo ancora un giro con le stesse diminuzioni. Quindi facciamo ancora un giro dove diminuiamo ad ogni punto. Al termine di questo giro, vedete il nostro cappellino risulterà totalmente chiuso. Quindi facciamo un cappietto di sicurezza. Tagliamo il filo in questo modo che poi andremo a nascondere. A questo punto, il nostro cappellino. È finito in questo modo io adesso procederò con la rifinitura allora se voi volete potete fare il pompon io ho deciso di fare una rifinitura un po diversa semplice semplice quindi vado a fare 6 eh, catenelle 1 2 3 4 5 6 anzi ne faccio 8 scusate 8 dopodiché faccio una maglia bassa su ogni catenella sottostante in questo modo quindi vado a farmi le mie 8 7 maglie basse perché se ho fatto 8 catenelle saranno 7 maglie basse Quindi mi faccio una semplice striscietta tutta composta da maglie basse. Ecco qua fatta la mia strisciolina sempre um, a punto basso, a rilievo. Ne andiamo a fare un'altra leggermente più alta e leggermente più lunga. Quindi non sto a darvi le maglie perché è indicativo, nel senso... Va a, a vostro piacere a seconda di come eh, la volete fare, più spessa, meno spessa, è a vostra scelta. Quindi non sto a darvi eh, giri, punti, vi dico solo che deve essere leggermente più spessa e più lunga di questa. Una volta eh, fatte le mie due striscioline, vedete in questo modo, le sovrappongo. Ovviamente io ho già tagliato e nascosto i fili prendo una, un filo di lana diciamo qua, lo doppio e anzi faccio anche triplo facciamo così triplo tagliamo lo facciamo bello lungo quindi una bella striscia lunga e facciamo in questo modo quindi passiamo insomma dirigiamo un po con le mani all'inizio strizziamo in questo modo il nostro Lavoro e iniziamo ad avvolgerlo. Vedete, andiamo a creare un fiocchetto. Andiamo ad avvolgerlo col nostro filo. Io, ecco qua. Direi che è più che sufficiente, se no poi viene troppo, troppo spesso. Quindi giriamo. Facciamo un semplice nodo. Così facciamo doppio. Non stringiamo troppo, altrimenti lo strizziamo. Insomma, non, rimane non bellissimo, in questo modo stringiamo bene, facciamo in modo che, insomma, non si sciolga. Tagliamo il filo. Allora, da questo lato, in realtà, ne tengo due, uno lo taglio, in questo modo ne tengo due. Ovviamente li accorcio perché sono lunghissimi e non faccio altro che cucire quindi sul bordo del mio cappellino il mio fiocchetto proprio con questi due fili. Andrò a prenderli con ecco qua, il nostro ago da lana. Passo tutti e due i fili nella crona, Vediamo se riesco a passarli insieme. No, facciamo in li passiamo nella pruna in questo modo e trovata la posizione che ci piace io eh, lo lascerò piuttosto sul bordo da questo lato quindi entro e vado a cucire il mio ecco qua se sfilato l'ago il mio fiocchetto così giriamo Facciamo in modo che stia dritto, ovviamente, quindi entro ed esco prendendo anche eh, il nodo del fiocchetto. Quindi entro di qua prendendo il nodo del fiocchetto, tanto comunque non si vedrà nulla. Ecco qui, passo un po' di volte, sperando non si sfili un'altra volta. passato un po' di volte, faccio un nodino, ecco qua si è sfilato, facciamo così, con l'uncinetto prendo un capo, Così. In questo modo ne prendo uno solo, così lo porto dentro lo faccio uscire di qui. Eh, facciamo una cosa fatta bene, anche se ci metto più tempo. Ma volevo una cosa fatta bene. Eccolo qua: ne porto quindi uno di qua e uno di là. Faccio un semplice nodino. Così da bloccarlo, ecco qui. Taglio il mio filo, o se preferite nasconderlo, io lo taglio in questo caso perché mi sembra ben, ben incastrato. Ed ecco qua il mio fiocchetto sul cappellino. Voi potreste decidere di fare un pom pom. Al limite, qui sopra, io ho preferito, ecco, uh, un bel bianco su bianco, ton sur ton. Il mio bel cappellino è finito. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Anche questo è semplice e veloce. Ed è una bella idea per i regalini di Natale, sia per bimbo che per adulto. Questo qua io l'ho fatto per adulto, per esempio. Lo metterò io. Io vi invito ad andare a vedere lo shop Italia Artisan, eh, dal quale ho comprato il filato. Vi invito ad iscrivervi al canale. Vi invito anche, inoltre, sul mio gruppo Facebook, Creando con Luci. Oppure, oppure sul mio. Ehm, sul mio eh, ecco qua il mio cappellino finito allora il mio cappellino finito va bene sia per bimbi che per adulti questo nel qual caso è proprio per adulto lo è mio <ride> è un'ottima idea regalo però anche per bimbi eh, facendo misure più ridotte vedete che non ho, necess non ho eh, necessariamente voluto darvi delle dovuto darvi delle misure perché lavorando questa parte ehm, in verticale potete mh, avere, fare qualsiasi misura eh, vi occorra, sia per cambio filato che per cambio taglia. Quindi non necessito proprio di darvi misure, ma farvi vedere solo la lavorazione. Io vi invito a venire sul mio Instagram Creando con Luci, nel mio gruppo Facebook sempre Creando con Luci, vi invito a iscrivervi al canale Creando con Luci <ride> e a cliccare la campanella per non perdere le notifiche dei miei um, tutorial futuri o delle dirette, nel caso io faccia delle dirette. Vi mando un bacione grande, spero vi sia piaciuto anche questo tutorial. Ciao ciao da Luci e mi raccomando andate a visitare lo shop Italia Artisan dove troverete questo e tanti altri bellissimi filati. Ciao!